va in archivio la prima delle 5 prove del Challenge d'Abruzzo categoria allievi con l'organizzazione della Desi Cycling. Percorso a circuito a Miglianico di 56 km con 70 atleti ai nastri di partenza in rappresentanza di 14 team. Giornata splendida anche dal punto di vista meteorologico. Gara caratterizzata da continui attacchi, a conclusione sprint a 7, vittoria a braccia alzate per Gianmarco Garofoli, Recanati Marinelli, che visse così la vittoria della passata edizione, edizione 2017. Pierpaolo Desi, oggi c'è l'esordio qui a Miglianico della categoria allievi con questo Challenge d'Abruzzo che parte, 5 tappe, la prima è la tua. Sì, abbiamo dato vita a questo challenge, questa sarà la prima prova. Il challenge è composto da 6 prove, una non darà punti perché diciamo che è una prova a cronometro, quindi è fuori dalla classifica, però comunque fa sempre parte del circuito. Niente, questa è un'iniziativa partita su proposta di Antonio Dottore, ci siamo uniti un po' di associazioni, c'è l'associazione di Villa Magna, c'è il Team Go Fast, Cantina Tollo, la mia e quella di Antonio, e abbiamo fatto diciamo questo gruppo e stiamo cercando di lavorare per incentivare ancora di più per il prossimo anno. Speriamo bene, niente, un po' meno partecipanti quest'anno rispetto allo scorso anno, dovuto al fatto che ci sono un po' di gare nelle regioni limitrofe, ma non fa niente. Un challenge spalmato, se vogliamo usare questo termine, per tutta quanta la stagione, quindi si andrà quasi alle porte di settembre. Sì, un challenge spalmato fatto appositamente, dove niente, vedremo un po' tutta la stagione, vivremo un po' tutta la stagione ciclistica della categoria allievi. Io spero che il prossimo anno potranno aderire anche altre società, in modo da ingrandire questo circuito, farlo diventare ancora di più tappe, magari avere ancora più risonanza. Io devo anche ringraziare chi sta collaborando per la riuscita della manifestazione. Come sempre faccio richiesta a tanti amici e rispondono sempre con molta volontà, quindi li ringrazio in anticipo, perché comunque se non avessi il loro aiuto sicuramente non saremmo qui a parlare di questa manifestazione. Maurizio D'Alessandro, allora oggi c'è questa gara importante a Miglianico, si ritorna a Miglianico dopo la parentesi dello scorso anno, ma oggi inizia questo challenge importante per la categoria allievi, il Challenge d'Abruzzo. Sì, oggi iniziamo questo challenge, questa serie di gare con Miglianico e Tollo nella prossima del 22, poi avremo Villa Magna, Alanni e poi una data a settembre nella zona del Teramano. Oggi è la nostra terza gara a cui partecipiamo, i ragazzi stanno progredendo bene, piano piano arriveranno anche i risultati sicuramente. Questa però è la prima in terra d'Abruzzo. Oggi è la prima in terra d'Abruzzo, abbiamo fatto una in terra marchigiana e una gara promiscua giù a Potenza. E quindi Maurizio D'Alessandro, cosa si aspetta che possa accadere quest'anno? Ma sicuramente avremo dei bei risultati perché abbiamo una bellissima squadra di ragazzi bravissimi e quindi sicuramente raccoglieremo i frutti durante la stagione. Antonio Di Rizio e Marcello D'Ambrosio, due personaggi del ciclismo di casa nostra. Allora Antonio, oggi inizia praticamente l'avventura per la categoria allievi, no? Nella nostra regione, con questo challenge importante, 5 tappe più una cronometro che però poi non farà comunque classifica. Sì, è una serie di manifestazioni organizzate da Desi, da Menicucci e da Dottore, diciamo, per rendere l'Abruzzo sempre protagonista nel mondo del ciclismo. Io oggi sono qui in aiuto nell'organizzazione e anche a controllare lo stato dei nostri ragazzi abruzzesi, perché comunque io mi occupo di pista, quindi vediamo se li riusciamo a portare anche sulla pista. Però è una domenica di ciclismo a tutto tondo. Guarda, non vado oltre, ma dove tocchi tu funziona tutto. Funziona tutto. Infatti, no, l'organizzazione sta da questa mattina, che siamo dalle 9:30 a mettere a posto tutto, controllare la strada, l'arrivo, i premi, insomma c'è da fare, ma è anche una domenica con il sole, quindi è tutto bene, sta andando tutto bene per ora. Un grande direttore sportivo, quest'anno militi con il gruppo Masciarelli. Sì, quest'anno con Masciarelli, sono molto contento di questo, abbiamo una squadra di ragazzi
di 11 ragazzi, di cui 7 del primo anno e 4 del secondo. Una gara molto bella tecnicamente, vediamo cosa succederà. Ci proverete? Sicuramente sì, ci proveremo sempre anche per cercare di onorare questa bella manifestazione. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie anche a te. Telecamere ferme di ultimo chilometro negli ultimi 100 metri, attenzione, adesso sbucano in 5 davanti e Gianmarco Garofoli che alza le braccia e vince. Team Recanati Marinelli, secondo posto Lorenzo Germani, Velosport Ferentino, terzo posto Luca Russo, Daniello Sackling World. Rivediamo il rallenti, l'imperiosa volata di Garofoli Gianmarco. Per la volata dei 50 km vince Daniello Immanuel, Daniello Sackling. Gianmarco Garofoli, allora complimenti perché due partecipazioni, due vittorie. Sì, questa corsa mi piace particolarmente, era tanto che aspettavo una vittoria per questo 2018 che è iniziato diciamo un po' col freno tirato, ma oggi è arrivata e sono contentissimo. Beh, sei stato più facilitato degli altri perché conoscevi perfettamente il percorso, però corsa dura anche quest'anno. Sì, corsa durissima, avversari molto forti, un bel percorso con una bella salita da ripetere tutti i giri, diciamo rientra nelle mie caratteristiche e mi sono divertito molto quest'oggi. Fabio Alessio, il sindaco, il primo cittadino di Miglianico, si è appena conclusa questa gara importante, quest'anno la prima tappa del Challenge, ma siamo stati qui anche lo scorso anno, nell'edizione 2017. Il vincitore è stato lo stesso, Gianmarco Garofoli, vincitore lo scorso anno, vincitore anche quest'anno. Ma insomma, io intanto grazie per questa bella giornata che ci avete regalato. Noi quando spendiamo energie e risorse per lo sport siamo sempre molto contenti. Questa volta l'abbiamo fatto per i ragazzi, quindi ancora di più. Io spero che questo circuito vi piaccia, spero che non perdiate mai l'entusiasmo nel fare queste cose, perché so benissimo che dietro queste cose c'è molto lavoro di volontariato, di passione delle persone, che poi si vede, perché si vede chiaramente quando una cosa la fa perché ne è innamorato. Insomma, quest'anno vedo che è andato tutto bene, insomma l'organizzazione ha funzionato molto, noi ce la mettiamo tutta, quando c'è bisogno di fare qualcosa ce lo chiedete, noi spero di essere, che, insomma, che saremo sempre all'altezza della situazione. Grazie mille. A voi.